Zebli, Pierre, allora un grande interprete oggi nella gara contro l'Avellino che ha portato tre punti importantissimi. Che gara è stata? È stata una gara difficile con un avversario difficile anche, però noi abbiamo dato il massimo e siamo arrivati, cioè quello che abbiamo fatto in settimana l'abbiamo dimostrato al campo. Allora dovevo sempre continuare così e non mollare, dare sempre il massimo fino alla fine. Il Perugia comunque sia dopo il doppio vantaggio non ha mollato, anzi ha cercato di amministrare bene il vantaggio sfiorando anche il terzo gol. Sì, perché cioè, vi ricordate tutti la partita di Brescia che è stata una partita bruttissima per noi perché dovevamo ottenere tre punti, però alla fine è arrivato il pareggio per loro. Però oggi abbiamo dimostrato, cioè sono piccoli errori che succedono, però alla fine oggi abbiamo dimostrato cioè, di essere più maturi e dare sempre il massimo. Allora l'abbiamo dimostrato in campo perché l'abbiamo preparata come l'abbiamo preparata la partita e è successo così la stessa cosa. Allora speriamo di fare sempre bene e di non mollare neanche un centimetro fino alla fine della partita. Che cos'è che ha portato a questo notevole cambiamento del Perugia? Cioè oggi è veramente una squadra determinatissima e aggressiva. Sì, perché con la squadra cioè, noi siamo sempre aggressivi perché il gioco del mister è sempre così, anche cattiveria, atteggiamenti giusti. Allora quello che ha detto il mister l'abbiamo messo in campo e poi l'abbiamo dimostrato. Ancora è possibile sognare ai playoff? Sì, noi ci crediamo, noi non molliamo per niente, cioè fino alla fine mancano sei partite e lotteremo, cioè, sono sei finali possiamo dire, allora non molliamo noi. Pertanto ringraziamo Pierre che noi consideriamo uno dei migliori in campo oggi. Grazie mille, grazie ai miei compagni anche che sono stato il migliore in campo, posso dire. Grazie Pierre. Arrivederci, grazie.